Ciclovia Adriatica, avanti tutta. Giovedì la giunta fanese ha dato l'ok all'aggiornamento del masterplan generale comprendente il tratto di percorso ciclabile che andrà da Torrette a Ponte Metauro incluso. Un altro importante tassello dunque verso la concretizzazione di un'opera che unirà Marotta a Pesaro. Una grande ciclovia che, allargando ancora di più lo sguardo, un giorno creerà un ponte tra Trieste e Santa Maria di Leuca nel Salento. Abbiamo già iniziato a lavorare nel primo stralcio, che è quello di Ponte Sasso, che inaugureremo a maggio. Da lì in poi, quindi diciamo dal Rio Crinaccio al Via Iozzino, sarà il secondo stralcio, e dal Via Iozzino al Ponte Metauro incluso sarà il terzo stralcio. Abbiamo già iniziato a lavorare sul secondo stralcio, che è in fase di progettazione, uno studio di fattibilità tecnico-economica, uno studio preliminare un po' avanzato. Questo tracciato sarà largo 4 metri e passerà, diciamo, sull'Arenile, quindi tra le proprietà privata e la concessione. Ci saranno degli spostamenti, è già iniziato questo iter di dialogo anche con i proprietari per poter iniziare questi lavori. Mentre invece dal terzo stralcio, da Via Iozzino al Ponte Metauro, si è scelto di passare a monte della ferrovia, quindi si uscirà appunto da Via Iozzino e si passerà a 10 metri circa dalla rete ferroviaria su un rialzato dove nascerà questa ciclabile con isole di sosta e comunque tutti i servizi accessori a monte della ferrovia. Arriverà verso il Ponte Metauro. E qui abbiamo uno snodo molto importante che collega sia il quartiere di Tombaccia che anche le future ciclovie turistiche sul fiume Metauro, e abbiamo lasciato una opzione, diciamo una doppia opzione, perché questo ponte potrà sorgere accanto alla ferrovia oppure accanto alla statale, e abbiamo già informalmente parlato con la regione per poter avere il loro supporto, la loro progettazione, come è stato fatto per il ponte sul fiume Cesano, e quindi questo sarà il prossimo passo. È molto importante aver approvato questo masterplan che dà, diciamo, la visione generale, e abbiamo chiarito le idee su dove passerà questo tracciato. Importantissimo perché per i futuri finanziamenti, che siamo certi che sulle ciclovie turistiche verranno, ci saranno, abbiamo appunto è il primo step per poter accedere a questi finanziamenti. Successivamente, dopodiché, adesso inizieremo proprio con la progettazione preliminare e poi fino ad arrivare, insomma, a degli stadi più avanzati dove sviscereremo più nel dettaglio come sarà e che problematiche eventualmente ci sono. Andiamo verso gli obiettivi che ci siamo dati, quella della ciclovia Adriatica, che per noi diventa un'infrastruttura importante e fondamentale, che si collega con la parte esistente Fano-Pesaro. È un'infrastruttura importante per il turismo, è importante per la mobilità leggera anche dei nostri concittadini. Siamo pronti per la seconda fase, che è quella della progettazione, innanzitutto quella della fattibilità, ma soprattutto pronti per quelle che sono le opportunità da recovery plan, che sappiamo che rientrano a pieno titolo sia delle indicazioni regionali ma anche nazionali. Quindi vogliamo farci trovare preparati per quel momento, ma è una risposta anche a una strategia complessiva della città. Insomma, un altro tassello importante lo abbiamo messo.